Buonasera cari ospiti, ebbene sì, ci ritroviamo come al solito nel giorno libero in una nuova ricetta dell'oste. Anche oggi sarà una ricetta ignorantissima, una ricetta stupida e tra l'altro con gli ingredienti sbagliati, ovvero faremo le scaloppine al limone. Però in teoria le scaloppine andrebbero fatte con le fettine di vitello, noi useremo invece la lonza di suino a fette, ma vabbè. È comunque buona, è una di quelle ricette veloci che costano pochissimo e che quando so che in casa ho mangiato troppi carboidrati e tocca un po' di proteine, spiattello lì scaloppine al limone come se non ci fosse un domani. Questa video ricetta dovrebbe addirittura venire quasi in un video unico, non ci saranno spezzoni perché è talmente facile, talmente veloce che possiamo anche benissimo farlo insieme. Come sempre, vum, qua gli ingredienti che sono stupidi. Già detto, vero? Non voglio essere ridondante, ma lo è. Leggete e cominciamo con la farina 00, farina normalissima che avete in casa, magari non quella da dolci, ma comunque una farina normale. Prendiamo le fettine di carne, come detto io ho la lonza a fette, e le, così come sono, le passiamo nella farina. Non serve che siano fatte in chissà come maniera. Aspetta, prendiamo un piatto, piatti grigi dell'IKEA, bellissimi, c'ho anche quelli neri, vabbè, pubblicità occulta, fa lo stesso. Le adagiamo nel piatto. Siate abbondanti di farina, non preoccupatevi se ne perde, se si stacca, cioè lasciate proprio che la farina sia bella inzuppata. Tra l'altro io ho una mia fissazione che è la geometria. Io se ho una padella in cui ci stanno 4 bistecche, ci stanno 4 bistecche, non ne metterei mai 5, 6, 7, 8. Invece mia madre, quando ero piccolo, le metteva tutte, oh, vengono meglio. Cioè adesso vi farò vedere la padella in cui palesemente non potrebbero cuocersi bene, in maniera geometrica intendo. Queste sono 3-6 fettine di lonza, eppure verranno da Dio lo stesso. Proprio è una cottura unitaria che è una di quelle cose che sanno le mamme e le nonne che noi non abbiamo presente. Io farei due padelle, ma loro no. Ok. Ovviamente se non pulite voi casa, fate attenzione a non sporcare con la farina così. Se non volete strepiti e urla dopo. Abbiamo Leonardino che ha fatto il cattivo, vediamo se non riuscirà a entrare in video. Vai a vedere la TV. Sì, è arrabbiato. Mi ha dato una botta, sa che non deve darle, e l'ho sgridato e si è messo a piangere. Abbiamoci le manine, se no mi faccio la scaloppina di Excel. Ok. Olio d'oliva, padella, abbondante, non preoccupatevi, il pocetto, quello buono che dopo si farà con la scarpetta e col pane, deriva tanto dall'olio, non è una frittura, però siate tranquilli, andateci giù spediti. Accendiamo il fuoco, abbiamo già finito, veramente. Poi vi servirà dell'ottimo succo di limone. Nel mio caso, siccome proprio io non riesco a bere molto acqua e compro litri e litri di condimento al limone, succo di limone già in bottiglia, anche questo va più che bene per questa ricetta, ve lo assicuro. Se poi dite no, ma si devono usare i limoni, va bene. Ricetta tranquilla, easy, veloce da fare in casa che fa l'oste. Non è una ricetta per spopolare in internet. Siccome sto usando il fuoco molto alto, l'olio è praticamente già caldo, con l'olio già caldo ci mettete le, aspetta, diamo gli altri 2 secondi, ci mettete le bistecche perché si indorino sulla parte sotto e la parte sopra. Vai, 1, 2, 3, come ho detto riempite tutta la padella senza pensare che vada sui bordi. Poi andateci giù pesante, proprio coprite tutta la grandezza della padella,
tipo così, tranquilli. Lasciate cuocere un attimino. Nel frattempo magari puliamo un po' il fornello, così da non ricevere lamentele seguenti. Si vede? Non si vede. Sta friggendo, però si sente dal microfono. Allora, la cottura deve essere blanda e veloce, non deve cuocersi più di tanto. Quanti sono passati? 2 minuti? 3? Giriamo le bistecche praticamente subito, si sono un attimo indorate, l'olio era caldo, si è un attimo fritto e ci sta. Aspettiamo che succeda la stessa cosa nell'altro lato. La farina che abbiamo usato non la buttate, la tenete, perché un cucchiaino o due lo useremo per fare quella cremina densa al limone che poi va sopra le scaloppine. Se ci fate i panini imbottiti con uno o due scaloppine, due pezzi di carne con questa cremina, impazzite. Vedete, stanno friggendo bene. Ok, abbassiamo il fuoco. La cottura della bistecca è stata fatta. Ora la parte importante è creare la cremina. La cremina, essendo a base di farina, sarà una specie, attenzione a quello che dico, una specie di crema di budino. Il budino ha come addensante la farina. Noi aggiungiamo il limone. Personalmente l'acidità, licenza poetica, del limone è quella che preferisco in questa ricetta, quindi andateci giù pesante. Il limone le sommerge quasi a lessarle, ma è un parolone. Poi, siccome comunque non basta, prendete della buona acqua, vabbè, io ho quella filtrata da tutte le impurità, sommergete ancora di più le bistecche. Prendete un cucchiaino e ci mettete, non so se si vede, beh si vede che cade, ci mettete a pioggia, adesso più o meno va a sensazione, direi che siamo a 2 cucchiaini interi, ce ne mettiamo un terzo, ok, 3 cucchiaini quindi, 3 cucchiaini di farina, un po' di sale, QB, quanto basta. Facciamo i fighi, però sporchiamo tutto. Lo faceva quello chef famoso lì. Poi a me piace il contrasto tra il sale e il limone, e mi sa che mi verrà la pressione alta, però ce ne metto ancora un po'. E attenzione che quando poi le metto nel piatto ci metto ancora sale. Io vado molto giù pesante col sale. Ora, siccome c'è tutta la farina messa su, scoperta dall'acqua, le girate in modo da togliere la farina grezza da sopra, vedete che già sta facendo la salsina. Ora le lasciate sul fuoco, siamo un po', finché state, se non siete pratici di cucina, state ben attenti, le lasciate lì finché la cremina è ancora abbastanza liquida, ma non troppo, e non troppo densa, in modo che non si attacchi alla padella. Deve essere una cremina di, come la panna da cucina, la stessa densità, la densità della panna da cucina. Leo gioca con le costruzioni. Non c'è neanche bisogno di girarle, le bistecche, perché essendo sommerse dall'acqua e dal limone si lessano, perciò diventano anche molto morbide. Sì, amore, papà è qua. Tranquillo, tranquillo. Adesso arriva la mamma. Tu vai a vedere la TV. Vuoi un po' d'acqua? Scusate, vado a bere al mio piccolino. Tieni, cucciolo, tieni. Bevi. Come vedete, ricetta grezzissima, non taglierò nulla. Neanche il piccolino che beve.
tra l'altro il papà dell'anno che gli dà da bere nel bicchiere dove c'era il succo di limone, perciò sta bevendo con questa faccia. Era buona? Era buona? Sì. Bravo. Sì, adesso arriva la mamma. Vai di là, vai sul divano, su. No, qui, no, qui. Ok. Vedete che la crema si sta già addensando molto. Siamo veramente addirittura d'arrivo, altri 1-2 minuti. Tanto c'è un odore di limone qua dentro che non vi sto neanche a spiegare. Il fuoco, come dico sempre, va usato il fuoco a media intensità, di media grandezza. Se siete abili, sapete usare la padella, conoscete gli strumenti e tutto, potete anche usare il fuoco più grande come sto facendo io, perché ci sto dietro, comunque è quasi pronto. Per vedere se la cremina non è troppo addensata, girate un attimino le bistecche in modo da vedere come sta evaporando la cremina dalla padella. Se le girate, vedete che qua non c'è già più, quasi più sugo, si sta attaccando. La cremina, se vedete la densità, ci siamo quasi. Poi dipende molto dalla densità, quanto limone avete messo, quanta acqua avete messo, ma comunque la fate evaporare e siete a posto. Facciamo un po' il fuoco. Bello caldo. Fare le ricette d'estate è sempre un piacere. Se vi chiedete dov'è la ricetta, quella alla vodka di Zelkor, sto ancora aspettando che me la mandi. E ragazzi, ci siamo. Adesso facciamo la prova, vedete come sono venute. Questa è la famosa cremina. Ne prendiamo una. La mettiamo nel nostro piatto, un po' di pocio, non so se è veneto lo si dice in tutta Italia, un po' di pocio, coltello, morbida. Delicata con questo retrogusto di limone acidulo. Brucia ovviamente. Ragazzi, quanto ci ho messo? Il video mi dà 13 minuti in più, ho anche parlato come spiegarvi. Avete fretta? Volete della carne buona? Avete ospiti? Volete spiattellare una ricetta veloce e pratica? Volete fare il doppio? Appena avete fatto queste qua, tirate via queste bistecche, le mettete in un piatto col sughetto, ricominciate da capo con l'olio e ne fate altre 5 o 6, avete 12 bistecche nell'arco di 20 minuti. Siete a posto, quando ospite all'improvviso io ho sempre queste fette di lonza nel freezer e riesco sempre a cavarmela molto bene. Mia mamma faceva anche una versione di questa ricetta col marsala. Invece di mettere il limone metteva proprio il marsala, quel liquore. Nonostante io sia astemio, col marsala mi piacevano molto. Il problema non le ho mai più fatte da quando sono andato via da casa di mia mamma, perché io sono astemio. Comprare il marsala solo per una volta ogni tanto a fare le scaloppine mettendone un bicchierino. Più il marsala mi sa anche che costa, non lo so, ma sa almeno 8-9 euro a bottiglia. Mi sembra uno spreco. E perdonatemi, è talmente buona che ne mangio un altro pezzo. Sono le 6:30 in cui sto rigirando sto video, non credo che arriveranno alle 7 tutte le 6 bistecche. Ragazzi, sono felice di avervi fatto vedere anche questa ricetta, spero che non vi dia fastidio che ogni tanto pubblico questi video. Sono ricette veramente ignoranti e anche con gli ingredienti sbagliate, ma sono quelle cose che si fanno in casa fatte bene, che potete fare voi e può fare chiunque. Commentate, mettete like, fatemi sapere se fate queste ricette, mandatemi le foto come Clara che mi manda le foto del risotto alla tormenta greca, grazie Clara,
Ci vediamo alla prossima video ricetta. Questa sera, per chi vedrà in differita, però in realtà non so quando uscirà questo video, ci sarà anche la live di Drizzt. Un saluto tutto dai vostri cari, cosa ho detto? Un saluto a tutti dal vostro caro oste e ci vediamo alla prossima live.